Ci sono tanti modi di essere leader, non è che tutte le persone possono essere leader a 360 gradi, avere il carisma e che tutti li seguono. E a volte bisogna accontentarsi di saper guidare una parte del percorso di lavoro sportivo e già questo è tanto. Però il primo elemento che proprio uno dovrebbe porsi è il rapporto tra quello che io le dico a una persona e quello che la persona capisce. Perché io posso sapere moltissimo, posso avere le idee chiare, posso avere un programma buonissimo per il problema che ho davanti, però parlo e l'altro non mi capisce. Ma che vuol dire veramente capire? Capire vuol dire far diventare le idee principali dell'altro mie. Non perché le condivida, se non mie nel senso che sono parte del mio bagaglio culturale di informazione. Che cosa succede come primo approccio? Penso che succede anche a voi, no? Come primo approccio quando uno parla con una persona, la prima cosa che succede è che noi stiamo spiegando come la pensiamo e l'altra persona non sta attento a capire quello che noi diciamo, bensì a vedere prima e immediatamente le cose in cui è d'accordo e le cose in cui non è d'accordo. Per cui interrompe a metà o dice no, però, ma uno non è riuscito a finire l'idea, che molte volte quando uno la dice tutta è più facile poi anche di fare la discussione se siamo o non siamo d'accordo. E questo, per poter fare questo bene, la prima cosa è saper prendere appunti. Perché che cosa è prendere appunti? Prendere appunti è sintetizzare con parole chiavi un discorso un po' più lungo. Quindi se noi vogliamo parlare agli altri e che gli altri ci capiscano, dobbiamo porci il problema di come trasmettere l'informazione, come fare che quell'informazione diventi un concetto, una conoscenza dell'altro, dell'altro. Quando io parlo con un giocatore, non è che io parlo, le dico e finita lì. Io cerco di guardare il linguaggio corporale, il linguaggio degli occhi, e partecipa o sta aspettando che finisca perché mi deve sopportare perché sono l'allenatore, quindi non è che si può alzare e andare via, però in realtà vuole andare via, lo vedo che è lì che vuole andare via. E allora magari non è il momento giusto, magari non le sto parlando come dovrei perché non ci vedo che non ci arrivo. Perché l'importanza, se vogliamo gestire persone, non è quello che ho da dire, è come riesco che ci arrivi all'altro che io voglio guidare. Questa è la chiave. Il modo, ci sono tantissimi modi, ma sicuramente c'è un punto di partenza. Il modo deve essere a modo mio. Non posso copiare.